Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Castelmassa, e in particolare il nucleo operativo radiomobile e la stazione di Trecenta, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre fratelli di origini maghrebine, uno in custodia cautelare in carcere, due agli arresti domiciliari, a conclusione di un'attività di indagine per il contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Dal mese di febbraio scorso, a seguito di attività info-investigativa, si avvia un'indagine che prosegue poi con attività tecniche che consente di ricostruire le trame di cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina a circa una trentina di assuntori identificati tra l'Alto Polesine e anche le province di Ferrara, Mantova, Verona. Al momento dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, presso l'abitazione che era stata segnalata e individuata come teatro di spaccio, viene individuata un'altra persona, una donna, nella cui borsa, viene rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina e modica quantità di hashish, per cui anche quest'ultima persona viene arrestata in flagranza di reato. Ed è stata poi contestualmente scarcerata su disposizione dell'autorità giudiziaria. Nell'ambito delle indagini sono stati inoltre segnalati all'autorità amministrativa 11 assuntori di sostanza stupefacente, nonché sono stati segnalati all'autorità giudiziaria 11 conducenti per avere appunto guidato veicoli sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti. Sempre nell'ambito dell'esecuzione della misura cautelare si è inoltre accertato che l'abitazione teatro di spaccio era fornita di energia elettrica fraudolentemente sottratta tramite un allaccio abusivo direttamente alla rete elettrica.